Buonasera e bentrovati, seconda edizione del nostro telegiornale, la cronaca in primo piano, c'è anche un dipinto del valore di 6 milioni di euro tra i beni sequestrati dalla DIA di Caltanissetta a Rosario Marchese. L'uomo è stato arrestato perché contiguo alla Stidda Gelese e al clan mafioso dei Rinzivillo. Sentiamo i particolari, Mario Grasso. Risiede a Brescia, ma è calatino a tutti gli effetti, il 32enne Rosario Marchese, in carcere a Milano per reati di mafia, a cui la DIA di Caltanissetta ha confiscato beni stimati per oltre 15 milioni di euro. Secondo le indagini, l'uomo sarebbe contiguo sia alla Stidda Gelese che al clan mafioso dei Rinzivillo, quest'ultimo con intrecci illeciti non solo in Sicilia. Gli accertamenti condotti nel 2018 dalla DIA e gli ulteriori riscontri effettuati dal centro operativo di Caltanissetta hanno messo in evidenza il repentino incremento di ricchezza anomalo rispetto alla posizione reddituale dichiarata da Marchese. Una sproporzione ben evidente anche in rapporto all'elevato tenore di vita, al consistente patrimonio immobiliare, ma anche all'ascesa imprenditoriale concretizzatasi in brevissimo tempo con la costituzione, nel nord Italia, di numerose società sparpagliate su diversi settori commerciali, che secondo gli inquirenti sarebbero direttamente o indirettamente riconducibili proprio a Rosario Marchese. La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, ha così posto sotto sequestro 11 società e 2 ditte individuali con sedi a Brescia, Bergamo, Milano, Torino, Verona, Roma, Gela, attive nel settore della consulenza amministrativa ma anche finanziaria e aziendale, poi della sponsorizzazione di eventi e il marketing sportivo, del noleggio di autovetture e mezzi di trasporto marittimi e aerei, del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, ma ancora un'opera pittorica di assoluto valore artistico risalente al XVII secolo dal valore di 6 milioni di euro, una holding con uffici a Milano, una società di noleggio che gestisce all'aeroporto di Verona una flotta di vetture di lusso, una società con sede a Roma che sponsorizza e partecipa a campionati monomarca da auto da competizione, 5 beni immobili e 50 rapporti bancari. Nuovo blitz delle forze dell'ordine nel quartiere catanese di San Berillo. Gli investigatori hanno cinturato la zona e è passata al setaccio, in particolare la zona dei pub, le vie Coppola, delle Finanze e di Prima. La zona appunto è stata cinturata con auto e mezzi blindati della polizia, strade chiuse al traffico veicolare, mentre per tutta la mattinata un elicottero ha sorvolato il centro storico per controllare appunto dall'alto le aree in cui gli agenti hanno operato per ristabilire ordine e sicurezza. Operativo anche il reparto cinofilo, i cani antidroga hanno scandagliato in lungo e largo le viuzze del quartiere a luci rosse. Una donna di 44 anni è stata denunciata dai carabinieri a San Giovanni la Punta perché al culmine di una lite con il suo compagno ha buttato dalla finestra il cagnolino del partner per costringerlo ad andarsene di casa. L'animale di appena 7 mesi, dopo un volo di 4 piani, è morto sul colpo. La donna dovrà rispondere del reato di maltrattamenti di animali seguito da decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed un veterinario che ha fatto di tutto per cercare di salvare l'animale senza purtroppo riuscirci. Inciampa sul marciapiedi, cade e si rompe il femore. Una donna di 55 anni ha avviato la pratica risarcitoria nei confronti del comune di Acireale. Abbiamo raccolto lo sfogo della sorella. Sentiamo Salvo Cutulli. Il manto stradale sconnesso e i marciapiedi rattoppati sarebbero la causa della rovinosa caduta di una donna di 55 anni che si è procurata la rottura del femore e su cui adesso la sorella vuole andare sino in fondo chiamando in giudizio il comune di Acireale per il risarcimento dei danni fisici e morali. I fatti ricostruiti dalla signora Daniela Trovato, congiunta della vittima che stamani ha documentato fotograficamente lo stato dei luoghi, è decisa ad andare sino in fondo a questa faccenda e dando mandato ad un avvocato di fiducia di procedere legalmente. Il luogo, teatro dell'incidente,
incidente Corsa Italia all'angolo con Via Lombardia. In questo tratto insiste un vistoso rattoppo in cemento sul marciapiede a copertura delle mattonelle mancanti ed altre buche mai riparate. Da mercoledì scorso la sorella Carmen è inciampata rovinando malamente sul selciato e solo per un caso non ha urtato il capo con una lastra di marmo posta alla base dell'ingresso secondario di un esercizio commerciale. Sono stati attimi di apprensione per la malcapitata, soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale, dove è stata stabilizzata, trasferita presso una clinica privata ed operata d'urgenza per la rottura dell'anca. Non è la prima volta che il comune di Acireale viene tirato in ballo con richieste risarcitorie puntualmente versate a quanti hanno subito cadute accidentali procurandosi rotture e slogature degli arti come conseguenza dello stato disastroso in cui versano strade e marciapiedi. È successo mercoledì sera verso le 7.30, mia sorella si trovava a passare di qui a piedi e ad un tratto ha inciampato in quello che voi farete vedere nelle immagini, è caduta, è stata subito soccorsa da persone che erano qui, si è rialzata con l'aiuto di determinate persone. Abbiamo chiamato il 118, è arrivato immediatamente ed è stata portata all'ospedale di Acireale. Lì hanno fatto le radiografie, aveva rottura dell'anca del femore, ma poi il giorno dopo l'abbiamo portata alla Morgagni in clinica privata ed è stata operata sabato con una protesi al femore e all'anca. Quindi adesso si trova lì ricoverata e naturalmente con tutte le problematiche che può avere una ragazza, una donna, una giovane donna comunque della sua età, perché non è un anziano che comunque, sai, è normale, qui si parla di riabilitazione, di tempi molto lunghi, stampelle e tutto il resto. Diciamo. Lei chiede conto al comune di quello che è successo? Allora, io mi sono rivolta già, innanzitutto ieri sono andata ai vigili urbani per denunziare la cosa, ma mi hanno mandata al comune, all'ufficio che riguarda le strade. Ho parlato con la dottoressa incaricata e mi ha comunque comunicato che devo preparare tutta la documentazione dove risulta, diciamo, tutto quello che è successo. Quindi io mi sono rivolta anche a un legale che curerà la questione di mia sorella e quindi tutti i documenti che devono essere preparati, perché comunque non va solo per mia sorella ma anche per la comunità, perché non mi sembra giusto che si debba camminare su un marciapiedi scansando le transenne che non so chi abbia messo qui, lasciando quelle buche così veramente enormi. Rattoppate alla meno... Non sono neanche rattoppate, perché non si può rattoppare col cemento che ti fuori esce o lasciando le mattonelle mancanti. Ecco, tutto questo io, c'è una denuncia che faccio per tutti, non solo per chi è stata colpita in prima persona. Francesco Laudani, vice sindaco di Pedara, è il nuovo presidente della SRR, società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Catania area metropolitana. È stato indicato dal sindaco metropolitano Pogliese. Francesco Laudani, attualmente vice sindaco di Pedara, è il nuovo presidente della SRR Catania Area Metropolitana, società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti. Il vice sindaco pedarese è stato eletto presidente su indicazione del sindaco della città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese, che ha augurato a Laudani, al nuovo consiglio di amministrazione, un proficuo lavoro nella delicata attività di pianificazione della gestione dei rifiuti di una vastissima area dell'ex provincia di Catania, che va dall'Etna sino all'area appunto metropolitana. Laudani subentra al presidente uscente ingegnere Biagio Bisignani, anche per lui i saluti di Pogliese, nuova nomina all'interno del consiglio di amministrazione anche per l'avvocato Giuseppe Meli, indicato dal comune di Biancavilla. Riconfermati il vicepresidente Marco Rubino, sindaco di Sant'Agata di Battiati, Elena Teghini, indicata dal comune di Paternò, e Angelo Pulvirenti, sindaco di Nicolosi, che rimangono appunto componenti del CDA. Richiederà tanto impegno, tantissimo impegno, proprio per cercare di dare intanto un significato alla SRR, quindi continuare il lavoro fatto dall'ingegnere Bisignani e da tutto il consiglio d'amministrazione, ma nello stesso tempo di portare avanti questa raccolta differenziata, quindi aumentando le percentuali, aumentando tutto un servizio che a mio avviso va rivisto
con tutti gli attori, in questo caso i comuni, quindi secondo me la cosa importante è rivedere assieme, cercare di capire un po' le problematiche e affrontarle insieme, partendo dalle cose più semplici per arrivare ai risultati veri. La SRR Catania Area Metropolitana svolge funzioni di coordinamento, programmazione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti, ritenuto più consono alle esigenze territoriali in una parte della Sicilia la cui area non è del tutto omogenea. Gli attori principali sono i comuni, ma io da amministratore comunale so benissimo le difficoltà che hanno i comuni, i sindaci, gli assessori nella gestione della raccolta e quindi dei rifiuti, perché spesso alcuni impianti chiudono, quindi noi siamo costretti a conferire o non poter conferire, quindi automaticamente si abbassano le percentuali. Quindi secondo me va fatto un discorso assieme, oltre ai comuni, alla città metropolitana, alla Regione Sicilia, quindi c'è il massimo impegno, anzi oggi ho avuto modo di confrontarmi con i consiglieri uscenti che anche loro hanno dato un grande apporto. L'Etna, la parte metropolitana di Catania, può guardare verso l'Europa anche sul versante dei rifiuti? L'Etna è un problema che lo dobbiamo affrontare bene, perché l'Etna è il patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, è stata inserita, quindi noi come amministratori, in questo caso come SRR, assieme al parco, e quindi mi attiverò subito per fare un'assemblea con il parco, il presidente del parco appena eletto, alla provincia, per cercare di capire un po' come risolvere il problema di tutte le discariche che abbiamo all'interno del territorio dell'Etna. E siccome l'Etna è nostra, io sono il primo ad essere un grande appassionato della montagna, dobbiamo far sì che con la SRR, parco, province e comuni, restituire un patrimonio pulito, verde e aperto a tutti. E poi c'è la grande area metropolitana, roba da fare tremare i polsi. Sì, è un problema quello che sicuramente va affrontato in un altro modo. Cercherò piano piano di capire un po' intanto le problematiche. L'Etna la conosco bene perché ci vivo. L'area metropolitana, quindi la parte più a sud che arriva fino alla zona del Calatino, lì è un problema che andrà visto con i sindaci. Consiglio comunale straordinario di Catania per affrontare le criticità della sesta circoscrizione. Il municipio, con un solo dipendente, risponde ad un bacino di 90.000 residenti. Per l'amministrazione comunale bisogna prediligere i servizi online. Il comune in dissesto non può assumere. Dentro il Consiglio Comunale straordinario sulle problematiche amministrative e politiche nella sesta circoscrizione di Catania. Fuori un gruppo di lavoratori che espletano i servizi in appalto di lavaggio, autobus e parcheggi per la MT in protesta. Mattinata di fermento, quella di oggi a Catania, a Palazzo degli Elefanti, dove la questione sesta circoscrizione, quella che raggruppa i quartieri di Librino, Fontana Rossa, San Giorgio, Zia Lisa, Pigno, Vaccarizzo, San Giuseppe e San Francesco l'Arena, è stata analizzata su iniziativa del consigliere Graziano Bonaccorsi. Condizione di paralisi, il termine è questo. Un argomento che noi già abbiamo trattato praticamente a gennaio, una questione che avevamo risolto insomma con la proposta della Commissione dei Servizi Sociali, proprio per fare il punto della situazione, in realtà l'amministrazione ha fatto orecchi da mercante. Praticamente oggi ci ritroviamo ad avere non soltanto un problema amministrativo, ma anche un problema politico, perché oltre al fatto che per fare una carta d'identità devi aspettare fino a settembre e tutti i servizi sono paralizzati, quindi se vuoi fare un cambio di residenza, qualsiasi cosa, è praticamente diventato impossibile. La cosa più grave è che anche le attività dei consiglieri di quartiere, che ovviamente hanno bisogno di fare le commissioni, i consigli di quartiere, devono affrontare i problemi che ci sono in circoscrizione, non possono fare più nulla perché non possono convocare, o quantomeno se convocano devono fare praticamente in modo fai da te. Mettiamolo così, anche per avere una giustifica, insomma ci sono delle condizioni da terzo mondo e l'amministrazione non ha fatto praticamente nulla per risolvere il problema. Ci sono delle questioni oggettive, chi è andato in pensione, chi è in malattia, chi insomma ha avuto delle difficoltà, quindi c'è non più carenza ma assenza, dite voi, di personale. Purtroppo sì, vi faccio un esempio, qualcuno, c'è stata una persona che si è rotta il piede,
un dipendente è morto, insomma una serie di condizioni per le quali dici già sono pochi, metti anche gli imprevisti del caso, si azzera praticamente una circoscrizione. Ma la cosa più grave è che avevamo un ufficio, l'ufficio anagrafe è quello che c'è alle porte di Catania, che ovviamente è un ufficio a titolo gratuito, lì il Comune di Catania operava senza pagare, quindi diciamo è un'ottima risorsa per l'amministrazione, che di fatto è chiuso, aveva una libreria all'interno con 2000 iscritti, di media lì si facevano molte carte d'identità, si pensa addirittura a una cifra di intorno ai 500 euro al giorno di carte d'identità, insomma dati importanti per l'amministrazione che in realtà in questo momento storico non sono completamente controllati, cioè è tutto bloccato, chiuso, quindi come facciamo noi in un'amministrazione in dissesto a non affrontare temi così importanti? Si prediligano i servizi messi a disposizione sul portale online, spiega l'assessore al decentramento Alessandro Porto. Purtroppo la situazione del dissesto non ci consente di fare concorsi. Io l'unica soluzione che ad oggi abbiamo trovato e che secondo me questa amministrazione si può portare il vanto è quello appunto dell'innovazione tecnologica. Abbiamo portato la residenza oggi online, abbiamo portato la certificazione tutte le ditte oggi usufruiscono di questo servizio online. Il futuro è questo. Protestano i lavoratori del comparto aereo di Catania e Comiso, manifestazione a Fontana Rossa, chiedono sostegno sia per i dipendenti in cassa integrazione sia per il settore turistico in generale, appello alla Regione e al Governo centrale. Ancora Garozzo. Il settore del trasporto aereo continua a vivere in uno stato di gravissima incertezza, senza di misure necessarie a sostenere tutte le realtà lavorative e aziendali che vi operano, con i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione, in attesa di conoscere il proprio futuro, coinvolta anche la platea di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo determinato e stagionale che rischiano di essere polverizzati dagli effetti economici della pandemia. Manifestazione dei lavoratori del trasporto aereo di Catania e Comiso questa mattina all'aeroporto Fontana Rossa. Servono azioni mirate per far ripartire il mercato, tutelando le professionalità esistenti, difendendo un'occupazione stabile e il diritto ad un lavoro dignitoso ed equamente retribuito, hanno detto stamani i sindacati. Catania e Comiso assieme, il sud-est di questa Sicilia che ha sofferto per quanto riguarda questa condizione del Covid e sta continuando a soffrire per quanto riguarda questa condizione del Covid, dove queste famiglie hanno perso in maniera importante un aspetto del reddito loro familiare e dove siamo assolutamente preoccupati per quanto riguarda il futuro di queste famiglie. È vero che nell'aeroporto almeno di Catania c'è una ripresa rispetto all'anno scorso del 50% del flusso aereo, però è altrettanto vero che per ripartire bisogna che tutti svolgano il loro ruolo in maniera importante e significativa. Mi rivolgo alla Regione Sicilia, mi rivolgo già al Governo nazionale, mi rivolgo in particolar modo alle istituzioni locali, cioè alla città di Catania, alla città metropolitana, perché possono fare un'operazione, come dire, di marketing di questa Sicilia, in particolar modo di questo sud-est. E arrivare al 50% quasi del flusso del volato, cioè dei voli aerei, è importante sicuramente. Questo dà un forte segnale, vuol dire che a livello nazionale, a livello internazionale, ancora questo sud-est della Sicilia diventa interessante per quanto riguarda il discorso del turismo. Bisogna guardare avanti, in modo che questi lavoratori rientrano da questa cassa integrazione e rimettiamo a regime proprio questa aerostazione, sia per quanto riguarda i lavoratori della società di gestione, sia per quanto riguarda i lavoratori del handling che svolgono attività in questo aeroporto. Il decreto rilancio dà in qualche modo ossigeno a questi lavoratori? Il decreto rilancio dovrebbe creare una condizione per quanto riguarda il sistema dei trasporti alla Sicilia più adeguato rispetto ai livelli che sono quelli nazionali o europei. Noi quello che chiediamo proprio al governo, in particolar modo regionale, che rispetto ai proclami facciano delle politiche di rilancio di questi territori. Politiche di rilancio significa guardare e fare investimenti che creano una condizione di più agevole per quanto riguarda gli spostamenti, della qualità, fare delle politiche dell'accoglienza per questi territori, ed è importante altrimenti
altrettanto importante lanciare un messaggio per quanto riguarda non solo la sicurezza di lavoratori e utenti che arrivano a Catania e nel sud-est della Sicilia per quanto riguarda il Covid, ma anche di sicurezza per quanto riguarda la microcriminalità. Torniamo alla cronaca. I carabinieri della stazione di Acicastello hanno arrestato tre uomini, un 58enne e un 28enne del posto ed un 23enne di Catania, poiché ritenuti responsabili di rissa. La baruffa sembra sia scattata per la fine in maniera burrascosa del fidanzamento tra una delle figlie del 58enne e il 28enne. Quest'ultimo, che secondo l'ex suocero avrebbe continuato ad importunare la ragazza, la scorsa notte è stato affrontato in via Re Martino dal 58enne e dal fidanzato dell'altra figlia, il 23enne catanese. Ne è nata una lite e finita con botte da orbi. Solo l'intervento dei militari ha scongiurato conseguenze ben più gravi. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche un asse di legno e i più giovani hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso del Policlinico di Catania e della Guardia Medica di Acicastello. Il 58enne invece ha rifiutato l'intervento dei medici. Via libera alla balneazione sul lungo costa di Santa Maria La Scala, borgata marinara di Acireale. Il litorale era stato interdetto, ricorderete, a seguito del rischio idrogeologico della Timpa. Eliminato il divieto di stazionamento e balneazione su tutto il lungomare di Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale, la decisione è maturata ieri nel corso di una riunione in cui l'amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, si è assunta l'onere di espletare le dovute misure di allertamento con l'installazione di cartelle di accesso nelle aree di fruizione pubblica e lungo i sentieri di divieto in caso di forte pioggia, principale causa di instabilità del sovrastante costone roccioso in cui l'ultimo crollo si è verificato nel settembre dello scorso anno, con il distacco di grossi macigni che hanno lambito le sottostanti abitazioni. L'area della Timpa era stata interdetta in quanto considerata ad alto rischio di franabilità. Il PAI, piano di assesto idrogeologico in riferimento all'area interessata, è oggetto di uno studio approfondito che impegna il Comune alla verifica di quanto fatto negli anni precedenti. Il sistema di contenimento frane risale al 1999. Da allora ad oggi null'altro è stato fatto per accertare lo stato dell'arte delle reti paramasse collocate nei punti di maggiore franosità, adottando le misure necessarie. Ed è su questa direzione che l'assessorato ai lavori pubblici, di concerto con il professor Castelli dell'Università Core di Enna, hanno avviato una mappatura sulla tenuta della Timpa nei siti classificati P4 ed R, dove R sta per il rischio alle abitazioni sottostanti. Gli studi sono sul tavolo dell'assessore Carmelo Grasso, che sta accelerando i tempi di esecuzione. C'è una novità importante che riguarda il periodo attuale, ma c'è anche un'importante novità che riguarda il medio e lungo periodo, quindi la messa in sicurezza di tutto il costone roccioso. La prima novità che oggi abbiamo affrontato insieme al professore Castelli, al sindaco Stefano Ali, all'ingegnere Domini e all'ingegnere Torisi, è quella relativa alla linea guida che ci perviene all'autorità di bacino di Sicilia, la linea guida del 2 luglio, che di fatto consente di sbloccare le attività dedicate al tempo libero, quindi parliamo piazzetta, lungomare, Santa Maria La Scala, utilizzando una serie di accorgimenti per la messa in sicurezza. Abbiamo dato stamattina immediata disposizione al dirigente in maniera tale che da qui a qualche giorno queste attività verranno espletate senza bisogno di autorizzazioni o concessioni e saranno fruibili quelle aree di nuovo finalmente per le attività dedicate al tempo libero e quindi alla balneazione. Ma il nostro lavoro non si ferma qui, perché quello che noi vediamo è uno studio che abbiamo affidato al professore Castelli, che riguarda lo studio di tutto il costone roccioso, e sono stati individuati gli interventi realizzati dal 1999 al 2020. Abbiamo convocato una conferenza di servizi di tutti gli enti interessati, perché dobbiamo mettere in atto gli interventi di verifica delle condizioni delle barriere paramassi, tutto il costone roccioso, così come indicato nello studio, in maniera tale che si possa successivamente procedere alle fasi finali di questo studio per tracciare dal punto di vista del PAI, del piano d'assetto idrogeologico, il reale livello di rischio e di pericolosità del costone roccioso. In base al reale livello di rischio saranno apposti e saranno richiesti i vincoli del PAI, che oggi invece sono diffusi a tappeto su tutto il nostro territorio. Tre uomini sono stati denunciati a Catania dalla Polizia di Stato per aver scaricato
centinaia di chili di rifiuti speciali pericolosi e inquinanti nei pressi del villaggio De King di Vaccarizzo, in una zona protetta dell'oasi del Simeto. Una quarta è stata multata. Due di questi sono stati sorpresi a scaricare i rifiuti da un autocarro. Gli agenti hanno poi identificato il proprietario di un fondo da cui era stato prelevato il materiale di scarto, che è stato anche gli denunciato. L'uomo, che avrebbe anche costruito abusivamente un'abitazione in cemento realizzando gli scarichi fognieri a perdere nel sottosuolo, è stato denunciato per deterioramento dell'habitat protetto e per abuso edilizio. L'autista dell'autocarro, senza patente perché gli era stata revocata, e alla guida del mezzo senza assicurazione e non autorizzato al trasporto di rifiuti, è stato sanzionato per guida senza patente e le altre violazioni previste dal codice della strada per oltre 700 euro. I rifiuti speciali e l'autocarro sono stati sequestrati. Delle violazioni verranno informati l'ARPA e la polizia. La Corte Costituzionale boccia la legge regionale che trasferisce patrimonio immobiliare e personale delle soppresse IPAB ai comuni. Prosegue purtroppo il calvario dei lavoratori. La Corte Costituzionale boccia la Regione Siciliana in materia di riordino delle IPAB, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 34,2 della legge sulla ristrutturazione organizzativa dei servizi e delle attività socioassistenziali, nella parte in cui prevede il passaggio dei beni patrimoniali ai comuni che avrebbero dovuto farsi carico anche del personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico. La sentenza della Consulta emessa l'11 giugno di fatto rimanda al mittente l'onere di gestione patrimoniale e occupazionale delle soppresse IPAB, facendo tirare un sospiro di sollievo ai sindaci che avrebbero dovuto sobbarcarsi personale, posizioni finanziarie spesso opache, mettendo a rischio la tenuta dei bilanci. Il subentro di un ente, scrivono i giudici costituzionalisti nella sentenza, nella gestione di un altro ente soppresso o sostituito deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, nei rapporti attivi e passivi e dunque anche i costi necessari per l'estinzione delle passività pregresse. Ad Acireale la questione riguarda il Pennisi Alessi, l'ex collegio oggi sede di una scuola pubblica e dell'ufficio regionale per l'impiego, ha nel suo organigramma 6 dipendenti che sarebbero dovuti passare alla gestione comunale insieme al patrimonio immobiliare. Non solo il grande edificio di via Maddem, ma anche le proprietà agricole sparse nella provincia etnea. Inoltre va tenuto conto che gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza hanno nel loro assetto organizzativo la partecipazione sociale della Chiesa, di cui bisogna tener conto nell'ipotesi di smembramenti patrimoniali. Il commento del primo cittadino di Acireale, Stefano Arrigo. Potrebbe saltare il bilancio, ma oltretutto transitano nei ruoli dei comuni personale che ha sempre svolto un'attività assolutamente diversa, perché si è occupata di anziani, si è occupata di servizi sociali, di aspetti sociali, quindi lontana dalle esigenze di un comune che non ha questo fra gli obiettivi principali. Il tema che ancora rimane, quindi questo si va a coniugare con una vicenda spinosa che è in corso nel comune di Acireale, che riguarda non tanto l'IPAB Oasi Cristo Re, ma l'IPAB Pennisi Alessi, perché nel passato un mio predecessore aveva accettato questo passaggio di patrimonio e di personale, debiti e crediti, a scatola chiusa, per avere una contezza certa dei debiti, che noi man mano stiamo scoprendo, perché riceviamo decreti ingiuntivi, riceviamo richieste per oltre il milione di euro, debiti pregressi, stipendi pregressi del personale. In questa vicenda si è però è intervenuta anche la Curia, che ha evidenziato il diritto alla proprietà dei beni. Quindi il Comune Generale si trovava ad accettare la chiusura di questa IPAB, a non ottenere tutto il patrimonio, perché la maggior parte si trova nel territorio del Comune di Catania e quindi andrebbe sul Comune di Catania, e la Curia che vanta per la provenienza di questi lasciti anche la proprietà del patrimonio. Quindi il Comune Generale si trovava soltanto a gestirsi i debiti accumulati nel tempo. Militanti di Casa Pound hanno affisso manifesti funebri davanti alla sede catanese dell'INPS. Si tratta di una manifestazione a cui è stato dato il via in diverse città italiane contemporaneamente.
L'intento è denunciare la morte dell'economia italiana e dei migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori messi in ginocchio dalle politiche governative e dai disservizi, dai ritardi e dall'incapacità di gestire i pochi aiuti statali da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, come viene tra l'altro scritto. L'INPS non soltanto si è fatta trovare impreparata, continuano i manifestanti a fronteggiare l'emergenza, ma addirittura ha aggravato una situazione già critica. Parliamo adesso di mobilità sostenibile e tutela del clima. Mobilità sostenibile e tutela del clima. Se ne è parlato a Decidiale nel cortile interno al Palazzo del Turismo su iniziativa del consigliere comunale Graziano Camelia, che ha riunito esperti ed esponenti politici locali e regionali, oltre ad enti ed associazioni in qualche modo coinvolte in iniziative legate alla mobilità sostenibile e alla salvaguardia del clima adottate da grandi capitali europee, ma anche da piccoli nuclei urbani in cui si vuole esaltare la bellezza dei centri storici e delle loro peculiarità urbanistiche, edifici nobiliari, chiese, piazze, scorci. A Decidiale la pedonalizzazione del cosiddetto salotto buono cittadino ha sempre creato spaccature, scontri verbali anche violenti tra favorevoli e contrari. La questione della mobilità in ambito comunitario è molto sentita e si propaga a macchia d'olio anche grazie ai finanziamenti disponibili per sviluppare progetti in questa direzione. Il tema è attualissimo e bipartisan, almeno nelle intenzioni. Lo scopo di questa iniziativa è quello di promuovere un nuovo modello di mobilità all'interno della città di Acireale e ovviamente alimentare, diciamo, un dibattito su una questione che purtroppo, ai noi, suscita sempre tante divisioni. Io personalmente ho presentato in Consiglio Comunale un documento nel quale si impegnava l'amministrazione comunale all'utilizzo del mezzo ciclabile come mezzo di locomozione quotidiana per gli spostamenti in città. Infatti era previsto l'incentivo da parte del Comune per i dipendenti comunali a raggiungere il luogo di lavoro in bici e poi, ma soprattutto, lo scopo più importante era quello di avviare all'interno delle scuole dei percorsi, diciamo, formativi e di sensibilizzazione all'utilizzo della bici e incentivare gli studenti delle scuole superiori a raggiungere la scuola in bicicletta. Ovviamente tante cose si fanno all'inizio con uno scopo, diciamo, un obiettivo che poi, diciamo, diventa abitudine e la cosa si fa per, viene assimilata e quindi la si fa quotidianamente. Al tavolo dei relatori anche la deputata regionale dei 5 Stelle José Marano, figura di riferimento dell'amministrazione in carica dopo l'addio della CESE Angela Foti. Parlare oggi di mobilità sostenibile e di impatto sull'ambiente è inevitabile. Le amministrazioni, i governi, le istituzioni hanno l'obbligo di fare e attuare delle misure che chiaramente tutelino l'ambiente, ma questo qua significa tutelare anche la nostra salute, quindi è chiaro che i cambiamenti spaventano indubbiamente, ma sono necessari, quindi sono delle scelte giuste che ogni governatore e ogni sindaco, ogni amministratore di ogni città deve avere l'obbligo di fare. Il dibattito si è articolato su più dinamiche, con modelli da adottare, su quanto è stato fatto sino ad oggi ad Acireale. Il sindaco lì ha ribadito il progetto in itinere della pista ciclabile che collega istituti scolastici e periferia, affidato all'assessore Grasso, anche egli presente. Un contributo è arrivato anche dal parlamentare Luciano Cantone e dai rappresentanti dell'associazione della Proloco Cittadina. Gianpiero Trezzino, deputato all'ARS e consulente ambientale del ministero competente, ha illustrato le novità in cantiere. Oggi parliamo del decreto rilancio, che è, diciamo, un documento in itinere che ancora deve essere, diciamo, approvato nella sua versione finale, però già è stato abbastanza definito nel decreto e i 60 giorni già hanno avuto un po', diciamo, una loro applicazione. E oggi discuteremo di bonus bici, della misura del 110 per il recupero energetico, eccetera. Quindi sono temi che rientrano nell'edilizia, ma chiaramente anche nell'ambiente. È tutto, non ci sono infatti altre notizie, termina qui questa edizione del TG che potrete riseguire sul nostro sito, questo è l'indirizzo raitv.it, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Un nuovo appuntamento con l'informazione in diretta domani alle 14, vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. A voi tutti grazie per averci seguito, buon proseguimento e buona serata. Le previsioni meteo di domani, giovedì 9 luglio. Giornata soleggiata sull'intero territorio regionale, a parte qualche nube sul settore occidentale. I venti saranno deboli da sud-est, i mari poco mossi tutti i bacini, quasi calmo calmo, lo Ionio. Le temperature adesso, stazionarie le minime, in lieve aumento le massime, che sul settore sud-orientale oscilleranno tra i 33 e i 34 gradi, con Siracusa che sarà la città più calda.
Le minime più basse saranno ancora una volta registrate. A Enna e Caltanissetta.